Foggia cerca continuità lo Zaccheria ancora senza pubblico e derby con la Virtus Francavilla reduce dal convincente successo a spese del Crotone Cudini deve rinunciare all'infortunato Tuncarà e lancia per alta dal primo minuto accanto a Beretta Martini ha invece improvvisato trequartista al posto di Schenetti 3-5-2 per Villa che piazza Giovinco a supporto di Artistico e proprio la Virtus ad imbrigliare la manovra dei rossoneri gli ospiti sono superiori nel palleggio e fisicamente sembrano stare decisamente meglio e al sesto il francavilla Vicinissimo al vantaggio, con un colpo di testa ravvicinato di Zillo, sul quale nobile compie un miracolo. Al nono, gli ospiti ci riprovano con una conclusione dalla lunga distanza di fornito, nulla di fatto. Al diciottesimo spunto di Beretta l'attaccante del Foggia con un movimento spiazza il diretto marcatore, ma sbaglia l'assist al centro dell'area. Passano due minuti e alla conclusione arriva per alta. L'Argentino calciadevole per forte. Non ci sono problemi nel neutralizzare. Al ventitresimo il Francavilla si riaffaccia, ma Di Marco sbaglia la misura del cross. Nobile blocca in uscita. Trentesimo tentativo da fuori di Zillo. Niente da fare, la palla non c'entra la porta. Il Foggia stenta a manovrare Martini nel ruolo di trequartista Naspa e sembra un pesce fuori dall'acqua. E ad approfittarne ancora la Virtus che al 39esimo torna ad affacciarsi dalle parti di Nobile. Conclusione di Biondi, respinta dal portiere rosso-nero e sulla respinta Izzillo calcia alto da posizione invitante. Cudini corre ai ripari in avvio di ripresa dentro Scanetti e Tonin per Marino e Beretta. Martini va a fare l'interno per provare a cambiare le cose. Anche se ad aprire la frazione. È un nuovo tentativo della squadra di Villa. Giovinco su calcio di punizione manda alto. Ripartenza della formazione Brindisina al 52esimo Ma Di Marco. Sbaglia tempi e misure del cross per artistico appostato al centro dell'area. 55esimo, ripartono ancora gli ospiti. Giovinco si lascia ingolosire dalla conclusione. Ma il suo destro è impreciso e finisce non di poco lontano dal palo destro della porta difesa da nobile. 62esimo Ancora giovinco da fuori, tentativo nuovamente impreciso e gara che non si schioda dallo 0-0. Il Foggia torna finalmente a vedersi al 62esimo, ci prova Tonin, conclusione centrale parata da Forte. Al 67esimo, Eschinetti a provarci il destro del trequartista rossonero, si spegne sul fondo. L'occasione migliore, il Foggia se la ritrova al 70esimo. Tonin in area, calcia colpo sicuro, ma Forte si oppone e salva. Sugli sviluppi del corner, per alta pennella sulla testa di Dinoia che a porta vuota manda fuori. È l'ultimo sussulto di una gara noiosa in cui ai punti il Francavilla avrebbe meritato qualcosa in più. Per il Foggia, terzo risultato utile, porta inviolata da oltre 270 minuti, Macudini dovrà cercare la cura per guarire il mal di gol di una squadra a segno una sola volta nelle prime quattro gare di campionato.